Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993, il video di oggi sarà un video di discussione e previsione della banner list che sta per arrivare. Non sappiamo bene quando, però sta per arrivare. Quindi partiamo subito, prima di partire però iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi piace, considerate di seguire anche il mio team competitivo Yu-Gi-Oh! di Omnia Players su Instagram, stiamo crescendo, siamo quasi a 600, quindi mi raccomando ragazzi passate e seguitemi anche sul mio account personale Okra-1993. Quindi partiamo subito con questa discussione della banned che sta per arrivare. Ovviamente, ripeto sempre, purtroppo, perché mi capita spesso di ricevere dei commenti di gente che non ha visto il video, ripeto che quello che vedete in questo momento non è uno screenshot da fare e non sarà la banned delle carte bannate, sono le carte di cui andiamo a discutere quest'oggi. Quindi partiamo con i mostri, come sempre, e partiamo da Fairy Tail Snow, che è una di quelle carte che mi piace definire come quelle che ballano dentro e fuori dalla banned list. Perché Snow è stata sbannata da poco e sento già alcuni giocatori che la vorrebbero di nuovo bannata, così come Teleport, che è andata da poco a 3, che però è un problema assieme al Khyphybrax. Super Poli, che era bannata ed è uscita, adesso alcuni vociferano che la vorrebbero togliere, e anche la rana stessa, se non erro, è già stata messa a 1 qualche anno fa, non si sapeva bene per che motivo avevano copiato dalla banned OCG. Quindi queste carte qui sono tutte abbastanza problematiche a modo loro. Secondo me Snow resta lì dov'è, Teleport anche, Super Poli pure, alcuni parlavano anche di Instant Fusion a 0, però secondo me queste carte rendono anche il gioco più bello. È vero che sono forti, ma non sono cose oppressive. Fibrax potrebbe essere un problema perché Fibrax è Fibrax, e il fatto che l'abbiano messo a 1 ha cambiato ben poco, perché sì, c'era qualche mazzo che giocava multipla copia, ma alla fine quando devi fare la tua mega combo col tuo mega mazzo, un Fibrax basta e avanza assolutamente, e difatti ne stiamo ancora vedendo tanti in giro. Per quanto riguarda la rana, sempre parlando di queste carte e raggruppandole tutte insieme, quelle che sono già state in banned, devo ammettere che pur amando tantissimo questa carta, forse una delle mie carte preferite, quantomeno la carta preferita dell'era moderna, diciamo così, perché Jerry Uomo Fagiolo non si scorda mai, questa carta qui probabilmente andrà a zero, perché Sprite è una cosa grossa, come il gigante Sprite, e quindi questa carta è un problema. Potrebbero anche metterla 1, non perché abbia senso, ma perché è una cosa che Konami potrebbe fare, esattamente come ha fatto con Alkyfybrax a 1, anziché mandarla subito a 0, così comunque Sprite resta giocabile dato che è nuovo. Non che poi sia ingiocabile, però la rana è la rana, cioè, sappiamo tutti cosa fa questa carta qui, è veramente forte. Poi passiamo agli altri mostri, abbiamo altre carte di cui abbiamo già discusso nella banned prediction precedente, ma che sono ancora lì, come la strada barriera dei venti tempestosi, mi pare si chiami così, che è meno oppressiva di prima, ma resta sempre una carta che può essere autowin e che come sapete in determinati mazzi si può portare direttamente dal deck, specialmente grazie al Link 3 Simorgh. O hai la out o hai perso, cioè questo è un po' un problema, così come con Mina Mistica, ne parleremo dopo. Poi Shifter, altra carta che può fare autowin, e le carte che fanno autowin, come sapete, storicamente, o magari non lo sapete, comunque a Konami non piacciono troppissimo perché non è giusto vincere con una carta sola. E quindi parliamo anche di Falce, che è un'altra carta che potrebbe concludere il game da sola. E c'è poco da farci se si fanno Falce, poche out. Il problema potrebbe essere anche legato ad Agda, e anche qui bisogna vedere se preferiranno andare a bannare Falce in modo tale che se tu sei un artifact player, non so perché, ma potresti esserlo, puoi ancora giocare Dagda, eccetera, portare altri artefatti che non siano la Falce, ad esempio Lancea, che comunque è un buon target, oppure fare il contrario e bannare Dagda, così la Falce può essere giocata col Sanctum. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti qui sotto. Poi per quanto riguarda tutto questo pacchetto qui, anche questi ne abbiamo già discussi, secondo me tra queste manderanno magari a uno l'Enchantress o il Rito addirittura, non lo so. Comunque una di queste, secondo me, una di queste due la steccano. Poi Mina Mistica, abbiamo visto all'Europeo una quantità immensa di mine, una quantità immensa, veramente. Questa è un'altra di quelle carte discusse da tanto tempo, una delle più odiate dall'inizio della nascita di Yu-Gi-Oh! Mina Mistica è pazzesca,
pazzesca. Anche qui costringe i giocatori magari a giocare anche delle out di main perché non si vuole perdere un game 1 così direttamente perché l'avversario fa mina. Una cosa che si potrebbe fare magari è ridurne il numero, magari limitarla a 1, perché comunque, come sapete, è una carta che è searchabile da Terraforming, Metaverso, The Maze of the Land, quindi è come giocarne quasi 10 copie. Magari mettendola a 1 si abbassa un pochettino il problema, bannata andrebbe benissimo e mi piacerebbe anche. Poi abbiamo Non più Sovrano Oscuro, carta potentissima che secondo me non verrà toccata per due motivi. Uno perché è un male necessario per bilanciare e per cercare di andare a distruggere quei bei tavoli apparecchiati dall'avversario dopo 10 minuti di combo. Due perché, come sapete, se lo sapete, verrà ristampata nei megateam di quest'anno, quindi non avrebbe senso toccare Non più Sovrano Oscuro in questo momento. Super Poli ne ho già parlato, una carta che secondo me rende anche divertente il gioco Super Poli. Io non lo toccherei. Secondo me neanche Instant. E Teleport abbiamo già parlato. Harpy's Feather Storm non è più magari straoprimente come prima perché ovviamente ci sono meno Flow Under Ease, però secondo me è una carta con un bad design, quindi andrebbe cassata e bannata a prescindere secondo me per l'effetto che ha. Poi non lo so. Di queste abbiamo già parlato, Curioso manda cose, quindi boh. Non lo so, sta carta qui è un po' rotta. E poi passiamo all'ultima parte della discussione, ovvero le carte che potrebbero uscire dalla ban ed aumentare il proprio numero. Quindi Max C, non voglio più dire nulla su Max C, fatemi sapere nei commenti qui sotto direttamente voi che cosa ne pensate, meglio averla, meglio non averla. Arpa potrebbe tornare, secondo me sì, sarebbe bello rivedere Orcust e non farebbe nulla nel meta di adesso. Dynamite secondo me va a 3. Astrograph potrebbero anche metterlo a 2. Pendulum non fa nulla. Stesso motivo per cui Electromite potrebbe anche essere sbannato. È uscito il nuovo Electromite, tra virgolette. Pendulum non se lo calcola assolutamente nessuno. Anche per questo motivo non capisco minimamente. Fatemi sapere voi se sapete perché Draco Face Off sia ancora limitata a 1. Non ne capisco veramente il motivo. E poi sono abbastanza confident nel dire che Light Stage potrebbe andare a 3, magari non ci avevo pensato, anche se sembra una cavolata, potrebbero bannare Mina o diminuire Mina e poi aumentare Light Stage. Sono due carte completamente diverse, però terreno per terreno, sono quei giochini che magari Konami potrebbe fare. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti qui sotto che cosa ne pensate di questa discussione e qual è la vostra lista di desideri per questa banned in arrivo. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi piace, seguitemi anche su Instagram con il mio team competitivo di Omnia Players e anche il mio account personale Okram-1993. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!